Pioggia e vento, danni in Versilia. La perturbazione che si è abbattuta anche sulla nostra provincia ha provocato disagi e danni soprattutto sulla costa. Alberi abbattuti, sindaco al contrattacco. Tambellini ribatte ai comitati di San Concordio: il progetto l'abbiamo concordato con loro e prevede la messa in dimora di oltre 30 nuove piante. L'anteprima dell'opera in piazza San Felice, il festival musicale barghigiano, si terrà a settembre, ma è prevista un'anticipazione questo weekend. Giovanissimi TAU, un anno da campioni, gli Elite altopascesi si sono aggiudicati il titolo regionale di categoria e si preparano ad un'altra grande stagione. Ben trovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi. In primo piano l'abbiamo già detto, il maltempo che ha interessato anche la nostra provincia, soprattutto la Versilia, la costa che è stata battuta da un vento fortissimo e da piogge molto intense. Sentiamo Federico Conti. Una tromba d'aria si è abbattuta sulla costa versiliese intorno all'ora di pranzo, provocando danni, disagi e tanta paura. Alcuni bagnini del bagno Lorenzo di Forte Remarmi hanno filmato la furia del vento mentre divelgeva sdraio e lettini, scoperchiando le tende. L'allerta gialla per piogge e forti temporali non ha sbagliato. Un'intensa sfuriata, durata meno di mezz'ora, che ha colpito a sprazzi tutta la spiaggia, dal Forte a Viareggio. Qui siamo a Focette, a Marina di Pietrasanta, dove il vento ha preso di mira una serie di 5-6 bagni nei pressi della bussola. I bagnini e i titolari degli stabilimenti non si sono scoraggiati e si sono rimessi subito al lavoro col ritorno del primo sole per ripristinare le strutture prima di fare la conta dei danni. E a un certo momento ho visto, diciamo, le nuvole andare contro vento, sicché il cielo era oscurato. Ho cominciato andiamo via tutti. Dopo due secondi ha cominciato questo vento fortissimo, acqua e vento, e ho cominciato a vedere volare tutto. Purtroppo tende e incendi e ingenti danni, cioè, è stato fatto. Anche i pattini? I pattini di salvataggio sono volati da 4-5 stabilimenti balneari, ci mancano delle spiaggine che non si sa che fine abbiano fatto per il momento. È stato anche attimi di paura, per fortuna siamo tutti, diciamo, illesi, però purtroppo grossi danni, sì. Nel primo pomeriggio una seconda rapida ondata di maltempo ha messo nuovamente in difficoltà le spiagge. Qui siamo sulla Marina di Levante, a Viareggio. In questo momento sta venendo su di tutto. I temporali e il forte vento hanno provocato la caduta di alberi un po' su tutto il territorio, con diversi disagi anche sulle linee elettriche. A Forte Remarmi diversi pini e lecci sono caduti in via Ferrucci, nei pressi del Palasport, danneggiando cancelli e recinzioni di alcune ville. Eh sì, qui è passato proprio un uragano di quelli potenti proprio. E qui perché eravamo scosciati, però a sentire delle piante che hanno andato sulla macchina. La via provinciale di Camaiore è rimasta chiusa per diverse ore a causa della caduta di alcuni tigli e anche la via Italica. In centro, a Camaiore, sono caduti dei tegoli in via Vittorio Emanuele. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Pioggia intensa anche in Lucchesia, a Lucca e sulla Piana, ma soprattutto in Valle del Serchio. Sentiamo Luca Galeotti. C'era un po' di preoccupazione a seguito dell'allerta meteo di colore giallo valida per tutto il nord della Toscana per la giornata di venerdì e per l'atteso temporale che poi si è abbattuto sulla Valle del Serchio poco prima di mezzogiorno, soprattutto perché qui ancora non si sono dimenticati i disagi e i danni che un temporale ha causato il 4 giugno scorso. Invece tutto è andato per il meglio e, a parte un forte acquazzone accompagnato in alcuni casi anche da un po' di grandine, non ci sono state particolari problematiche né per la popolazione né per la circolazione. Per la cronaca, in Valle del Serchio, Villa Colemandina in poche ore ha toccato i 44 mm di cumulata di pioggia, mentre in generale nelle altre aree più colpite, soprattutto quelle a ridosso delle montagne, ci si è assestati sui 30-35 mm. Tre nuovi casi di coronavirus nella Piana di Lucca. Il primo caso annunciato dal sindaco Menesini è quello di una donna di 34 anni di Capannori che potrebbe aver contratto il virus nel corso di un viaggio, di una vacanza a Capri. La donna si trova adesso in un albergo sanitario. Gli altri due casi sono di Porcari e sono stati annunciati dal sindaco Fornaciari, due anziani di 79 e 81 anni della stessa famiglia. Le persone che sono state accompagnate contatto con i nuovi casi positivi sono già in isolamento nelle loro abitazioni. In tutto i nuovi casi positivi da coronavirus in Toscana sono stati 11, 3 appunto nella nostra provincia. Non c'è stato nessun decesso.
La cronaca, la polizia ha arrestato un cittadino romeno di 30 anni che giovedì notte si era introdotto nell'area di un condominio di Sant'Anna per rubare due biciclette. Dopo averle portate fuori, si era messo in sella ad una bici conducendo a mano l'altra. È stato però visto da un residente che ha subito avvertito il 113. L'uomo è stato intercettato subito da una volante. I poliziotti hanno recuperato la refurtiva che vedete in questa fotografia. Rimaniamo a Lucca. Il giorno dopo la clamorosa protesta a San Concordio, il taglio di tre alberi, il sindaco Tambellini passa al contrattacco. Sentiamo. Il giorno dopo la clamorosa protesta a San Concordio contro il taglio di tre alberi in piazzale Aldo Moro, è il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, a contrattaccare. Il comune non si diverte a buttare giù gli alberi, dice il primo cittadino. Lo facciamo perché c'è un progetto di riqualificazione complessiva del piazzale che permetterà la messa a dimora di molte più piante in un'altra zona. E il bello, dice ancora il primo cittadino, è che il piano era stato concordato con i comitati. Innanzitutto la distruzione degli alberi consiste in due piante e una già ammalata, quindi le piante sono tre, la distruzione riguarda due piante, lì si rimettono 30 piante. Tra l'altro, parlando con un esperto, perché abbiamo fatto le cose anche attraverso la consulenza di esperti, la produzione in ossigeno delle nuove piante, di alcune delle nuove piante, è di molto superiore a quelle che sono state, sarebbero state abbattute, quindi dal punto di vista della qualità dell'aria, l'ambiente guadagna di sicuro. Poi il rifacimento di piazzale Aldo Moro è un rifacimento complessivo che riguarda la riqualificazione di un'area sicuramente significativa. Ai comitati mi sento di dire questo, pertanto. C'è un progetto approvato, il progetto approvato è stato discusso con i comitati, con chi è venuto dai comitati. I comitati hanno preso visione del progetto, d'accordo? Abbiamo speso qualche decina di migliaia di euro in più per adeguare il progetto alle esigenze dei comitati, d'accordo? Per cui il progetto è quello e sul progetto si va avanti, come è giusto. La ditta ha perso ore di tempo per l'azione dei comitati, ha perso parecchie ore di tempo. Ieri sono andato sul posto perché se non andavo non si riprendevano i lavori e questo è un fatto estremamente, estremamente significativo, importante e grave, voglio dire. Noi non siamo distruttori di alberi, gli alberi li mettiamo, togliamo quelli che è necessario togliere per andare avanti con della progettazione, togliamo quelli che sono ammalati, perché poi quando un albero casca e fa danni, i problemi sono di qualcun altro. Chiuso anche l'ultimo capitolo dell'inchiesta Volpe nel deserto, che nel 2011 a Lucca portò all'arresto di diverse persone per un presunto intreccio tra affari e politica. Tra le accuse c'era anche quella di corruzione. Dopo 9 anni sono stati definitivamente assolti da ogni accusa Giovanni Valentini, ex presidente della società Valore, il dirigente comunale Maurizio Tani, i professionisti Andrea Ferro e Antonio Ruggi e l'ex vicepresidente di Sistema Ambiente Sauro Doroni. I 5 erano già stati assolti in primo e secondo grado e adesso la Corte di Cassazione ha respinto anche l'ultimo ricorso presentato dalla Procura Generale contro la loro assoluzione. Tra le altre due persone coinvolte nell'inchiesta, l'ex sindaco Mauro Favilla e l'ex assessore Marco Chiari, erano già state scagionate completamente dalle accuse 5 anni fa. Chiari, che con Tani finì addirittura in carcere a seguito delle accuse, in una lettera aperta ha confermato che agirà in sede penale e civile contro i magistrati che lo fecero finire al San Giorgio. Cambiamo argomento e parliamo in questo servizio della svolta green del Consorzio di Bonifica Toscana Nord. La svolta green del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord è un vantaggio non solo per l'ambiente ma anche per i dipendenti che, grazie all'accordo siglato con le organizzazioni sindacali, permette da adesso, per chi è in possesso di un mezzo elettrico o ibrido, di poter fare il pieno alle proprie auto private in modo completamente gratuito. È giusto in tal senso sottolineare che si tratta di un pieno di energia pulita e rinnovabile, reso possibile grazie ai pannelli solari installati proprio a questo scopo. L'accordo sottoscritto tra azienda, sindacati e RSU certifica la linea verde del Consorzio di Bonifica, ma anche la sensibilità dei lavoratori all'ambiente. È un accordo innovativo, un esempio da seguire, in quanto unisce la tutela dell'ambiente con un ritorno economico dal punto di vista dei lavoratori, nel senso che chi viene al consorzio, carica la propria macchina elettrica qui gratuitamente, ovviamente risparmia i costi
di trasferimento da casa al lavoro. A fare eco alle parole del presidente Ridolfi, la voce dei sindacati che sottolineano la piena soddisfazione per l'obiettivo ottenuto. Noi abbiamo già, per la verità, intravisto nella gestione di questo consorzio di bonifica un'anima ambientale che ci fa piacere. La gestione del consorzio, con le sensibilità dell'RSU, di CGL e CISL, hanno portato a questa scelta, che è di fornire colonnine elettriche per le auto elettriche, che dal punto di vista ambientale è molto importante, perché le auto elettriche sono una bella risposta alla sostenibilità ambientale, ma le auto elettriche si devono rifornire di energia elettrica pulita. Qui mi sembra c'è la risposta completa. La tutela salariale passa sicuramente anche da questo tipo di accordo. Non è solo il salario in busta, va bene, che migliora la componente economica del rapporto di lavoro, ma anche il poter ricaricare la propria auto da una colonnina che rispetta l'ambiente e non costa nulla è sicuramente un incremento, va bene, salariale per il lavoratore. Prende sempre più forma l'edizione 2021 del Lucca Summer Festival. Anche Liam Gallagher ha infatti accettato di posticipare di un anno la sua partecipazione inizialmente prevista per quest'estate. L'ex componente degli Oasis salirà quindi sul palco di Piazza Napoleone la sera del 7 luglio 2021. Rimangono validi i biglietti già acquistati per il concerto rinviato. Andiamo a Barga per l'anticipazione prevista per questo weekend del Festival Musica nei Borghi. Il festival vero e proprio si terrà quest'anno in forma inedita a settembre, presumibilmente dal 6 al 19. Ma intanto per questo luglio Opera Barga ci regala una gustosa anteprima nell'ambito del progetto Musica nei Borghi, che proporrà due concerti nella cittadina. L'anteprima è stata presentata nel corso di una conferenza stampa con la presenza del presidente di Opera Barga, Nicola Sant. Protagonista di questa prima due giorni, l'ensemble e le musiche di Simone Bernardini, uno degli artisti di fama internazionale tra i pilastri degli ultimi 17 anni del festival. Opera Barga sarà di scena sabato 25 luglio alle 19 e domenica 26 luglio alle 19.30 in Piazza San Felice, inedita location per la manifestazione. Parliamo adesso di calcio e della bella stagione andata agli archivi con il successo nel campionato regionale per i giovanissimi elite del Tau Calcio Alto Pascio. Per i giovanissimi elite del Tau Calcio Alto Pascio, quella 2019-2020 rimarrà una stagione da incorniciare. Gli Amaranto hanno infatti vinto il campionato regionale, essendo primi in classifica all'inizio di marzo, quando il torneo è stato interrotto a causa dell'emergenza coronavirus. Ma la superiorità del Tau, che lo ricordiamo è centro formazione Inter, è stata comunque indiscutibile. Il team guidato da mister Gabriel Pucci si era portato in testa alla graduatoria fin dalle prime battute di campionato. Numeri altissimi per i ragazzi classe 2005, 19 vittorie su 24 partite disputate, 3 pareggi e 2 sconfitte, 66 reti all'attivo e solo 14 subite. E al momento dell'interruzione il Tau aveva 6 punti in più rispetto alla seconda in classifica, il margine coperta. Gli Amaranto, senza l'interruzione del torneo, avrebbero potuto puntare anche a traguardi più ambiziosi. Abbiamo avuto il rammarico purtroppo di aver interrotto anzitempo il nostro percorso. Ci sarebbe piaciuto poter festeggiare sul campo e poi andarci a giocare la fase nazionale, visto che anche la qualità della rosa ci poteva perlomeno fa sperare di poter raggiungere un qualcosa di importante, che tra l'altro a me e al mio staff di lavoro e alla società ci era sfuggito l'anno precedente in finale a San Marino contro l'Urbe Tevoli con il gruppo 2004. Lo sguardo adesso è rivolto al futuro, al prossimo campionato, con i ragazzi del Tau che vogliono subito bissare il successo di quest'anno. Anche se quello di quest'anno sarà un campionato di mezzo tra il campionato dei giovanissimi e degli allievi elite, sicuramente giocheremo per confermare quello che abbiamo fatto quest'anno, quindi di tenere il primato di campioni regionali, e nonostante tutto però giocheremo sempre per divertirci e per creare un bel gruppo tra di noi. Mi aspetto un grande anno e mi aspetto di vincere sicuramente il campionato e di trovarmi bene sia con i compagni che con il mister e sempre con la società. E adesso la rubrica L'Ancora di Sergio Talenti.
San Paolino rimarrà in paradiso, ma probabilmente dopo aver suggerito al presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca di togliere il suo baluardo dal progetto di recupero della ex manifattura. Lo ha stabilito il Consiglio Comunale di Lucca di ieri l'altro. Un investimento di 60 milioni di euro consentirà di realizzare parcheggi, aree residenziali, servizi culturali e amministrativi. Salvo dunque il baluardo da tentazioni immobiliari e salvi anche i lucchesi, padri e figli di quelle mura che ne sono memoria. Ma non è stato facile. Non è stato facile perché da più parti frullavano idee, sogni, cattivi pensieri e anche qualche bufala. Bisognava dunque fare chiarezza non solo sulle carte già depositate dai proponenti, il progetto, fondazione e la società immobiliare Coima, ma anche nel cuore degli uomini. E questo è accaduto nell'unico modo possibile, ascoltandosi e guardandosi negli occhi. Dai dirigenti della fondazione e Coima si sono così capite cose importanti. Anzitutto che il baluardo è sparito dal progetto. Poi che la fondazione, cassaforte dei risparmi lucchesi, ne è la garante. E infine che Coima ha solo una funzione ancillare, secondo la definizione che essa stessa ha dato di sé. Dovrebbe bastare, quantomeno per diradare le nebbie e far partire finalmente una trattativa che ha già lasciato sul terreno 3 mesi di tempo a causa della pandemia. Seconda parte del TG Noi, apriamo con una notizia triste. Viareggio in lutto per la scomparsa di Egisto Olivi, cantante per eccellenza del Carnevale di Viareggio. Interpretò l'inno popolare della manifestazione Come un coriandolo. Era un uomo forte di spirito e di fisico nonostante la malattia che lo colpì nel 2006 e i tanti lutti vissuti in famiglia. Venerdì alle 8.45 il suo muscolo più importante, il cuore, si è fermato per sempre. Egisto Olivi era nato nel 50, se n'è andato come ha sempre vissuto, combattendo a pugni stretti. Aveva 70 anni e un lungo bagaglio di ricordi, dai primi successi con il canto alla sua consacrazione con la canzone Come un coriandolo di Gianluca Cucchiar, da Egisto portata al successo e consacrata dalla Fondazione Carnevale nel 2000 come la canzone del secolo del Carnevale Viareggino. Eravamo come fratelli, abbiamo passato tante serate insieme, specie nel periodo di canzonetta, al 90° minuto. E mi ricordo che quando l'anno che ti portai Come un coriandolo, tu l'ascoltasti una volta e poi dicesti: con questa canzone non posso perdere. E difatti non perdesti, anzi. È rimasta una canzone calda ormai del Carnevale di Viareggio, e questo è bellissimo perché così anche negli anni a venire la gente potrà ancora ascoltarti, sentire la tua voce che ormai è nelle orecchie di tutti i viareggini. Ora Come un coriandolo la starei già cantando su agli angeli, probabilmente. Riposa in pace. Ti voglio bene, fratellino. Egisto Olivi era un uomo gentile, generoso, allegro, nonostante la vita non fosse stata magnanima con lui che da 16 anni era costretto a vivere sulla sedia a rotelle. Con commozione Viareggio ha preso la tragica notizia e tantissimi commenti sono arrivati a ricamare quest'addio che è anche la fine definitiva di un'epoca, quella dei festival di Rioni, che una generazione di viareggini ha vissuto con grande partecipazione. Messaggi di cordoglio dalla Fondazione Carnevale, dai maestri della cartapesta e da tantissimi viareggini che lo hanno conosciuto, apprezzato, frequentato e amato. La salma di Egisto è esposta presso la sua abitazione a Viareggio. I funerali non ci saranno per scelta della famiglia, che già nella giornata di sabato provvederà alla cremazione. Come un coriandolo è il suo inno, e allora riviviamo con queste immagini un momento bello della vita di Egisto. Alla famiglia giungono le condoglianze della nostra emittente. Voltiamo pagina, via libera del Consiglio Comunale di Camaiore allo spostamento della rotatoria sulla via Aurelia al Secco.
La rotatoria del secco sulla via Aurelia a Lido di Camaiore potrà essere spostata a mare nei terreni della Misericordia, migliorando finalmente la viabilità di accesso al quartiere di Dese. È quanto previsto dall'emendamento al piano operativo approvato giovedì sera all'unanimità dal Consiglio Comunale. La rotonda, realizzata nei primi anni 2000, potrà essere ricostruita e allargata, lasciando più spazio alla via del secco e al parcheggio della farmacia comunale, dove da sempre si registrano disagi per gli automobilisti e rischi per la sicurezza dei pedoni. Un progetto reso ancora più necessario dalla prossima riqualificazione della vicina area ex di Niedenna e della stessa farmacia comunale. Serve adesso un progetto compatibile con il piano operativo e dunque senza varianti per procedere con il trasloco della rotonda. Soddisfatti i primi firmatari dell'emendamento, Federico Pedonese di Italia Viva e Andrea Favilla. Grande soddisfazione, so che è un piccolo passo avanti, ma un piccolo grande passo avanti. E niente, attenderemo poi nell'approvazione se l'ufficio lavori pubblici farà il progetto per lo spostamento. Con questo intervento, unitamente anche alla previsione del collegamento fra i due parchi del secco sopra e sotto l'Aurelia, il parco Falcone Borsellino da una parte e il parco della Fratellanza della Misericordia di Lido dall'altra, si riuscirà oltremodo a riqualificare l'area e permettere l'attraversamento della barriera che è sempre stata la via Aurelia per gli abitanti della zona. Voto favorevole anche di Forza Italia dall'opposizione, che contesta però il metodo. Una delle critiche che abbiamo fatto noi al piano operativo, ecco, che è mancata anche proprio su una questione tipo questa la presentazione nei confronti dei consiglieri comunali, che doveva essere fatta secondo noi in maniera un pochino più completa. Collezionisti da tutta Italia a Pietrasanta sabato sera per la Collector's Night. Sabato 25 luglio torna a Pietrasanta la Collector's Night, la notte più amata dai collezionisti, che raccoglie le proposte espositive di 8 gallerie d'eccellenza nel panorama italiano, tutte iscritte all'Associazione Nazionale delle Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea. Realizzata con il patrocinio del comune di Pietrasanta, con al fianco Pierre Jouet, la Maison de Champagne, che da oltre un secolo ha creato un legame speciale con il mondo dell'arte, la quinta edizione dell'evento si configura come un percorso nel centro storico, attraverso le opere d'arte proposte dalle principali gallerie. La serata è strutturata e ha al suo centro il collezionista e infatti per l'occasione 8 gallerie inaugurano una mostra. Per questo motivo la serata è strutturata in modo da venire incontro alle esigenze dei collezionisti. In una sera riescono a fruire di tutte queste mostre, tutte in un giorno. L'obiettivo è dare una proposta d'arte contemporanea di livello, per questo la selezione delle gallerie è tenuta dall'Associazione Nazionale delle Gallerie, l'unico organo in Italia che assegna un criterio di serietà alla selezione dei propri associati. I collezionisti, muniti della mappa del circuito, potranno percorrere le strade, visitando in totale sicurezza le 8 esposizioni, espressione dei singoli percorsi di ricerca, accolti da un flutto di champagne. Un mercato trainante per il centro di Pietrasanta, quello del commercio di arte, che conta una quarantina di attività, fra gallerie vere e proprie, studi d'arte, architettura e di design, che negli ultimi anni hanno dato una nuova immagine alla città. È tutto anche per questa edizione della TG Noi, grazie per l'attenzione, vi lascio ai programmi di Noi TV.